Eccoci qui, mancano pochissimi giorni alle elezioni politiche. Abbiamo il sottosegretario Rossano Sasso della Lega, a cui chiediamo un commento sugli ultimi dati riguardanti il rapporto Save the Children e in generale cosa vuole fare la Lega con la prossima legislatura qualora dovesse arrivare al governo. Sono dati che sono sempre stati preoccupanti, ma che ahimè dopo 2 anni di deprivazione culturale causata dalle chiusure delle scuole volute da PD e Movimento 5 Stelle sono diventati devastanti. Come si reagisce? Con investimenti, ma non solo economici, del PNRR, con investimenti sul personale. Abbiamo degli avamposti in ogni scuola italiana, sono i nostri insegnanti, ma un insegnante che è precario, che lavora 1000 chilometri lontano da casa e che è mal retribuito e quindi non gratificato, non aiuta a combattere la dispersione scolastica. La Lega, quello che dice 2 settimane dalle elezioni, lo ha sempre detto. Qualcun altro si è rimangiato la parola, come il Movimento 5 Stelle. Noi intendiamo sempre stabilizzare il personale precario con almeno 3 anni di servizio in ossequio alla direttiva europea numero 70 del 1999. E oggi ho sentito delle critiche contro gli insegnanti precari che non sarebbero in grado di insegnare. Se lo Stato lo ritiene idoneo ad insegnare a tempo determinato, non vedo per quale motivo un insegnante precario non possa farlo anche a tempo indeterminato. Possiamo dissipare ogni dubbio con un anno di formazione, con un percorso abilitante, al termine del quale prevedere una valutazione. Sì, una valutazione, ma non un concorso a crocette o a risposta aperta, che si è dimostrato fallimentare. Con l'esposizione di una unità didattica, un'esposizione orale, perché a me da papà, ancor prima che da sottosegretario, mi interessa che un insegnante sia in grado di trasmetterlo il sapere e che non sia un campione di nozionismo. Poi, per carità, adeguare anche lo stipendio ai nostri circa 700.000 insegnanti e personale ATA educativo di ruolo, però chi parla di aumentare lo stipendio in campagna elettorale deve essere credibile, ciò che assolutamente non è Enrico Letta, che forse dimentica di aver tolto nel 2013, quando era Presidente del Consiglio, gli scatti stipendiali del 2013, appunto. Sasso, quali sono le priorità che la Lega si dà qualora andasse al governo? Innanzitutto mantenere le scuole aperte, didattica in presenza, basta modello Shanghai, speranza, Covid zero, mantenere le nostre scuole aperte perché la scuola è il centro della vita delle mamme e dei papà dei nostri studenti. Stabilizzare assolutamente gli oltre 150.000 insegnanti precari, adeguare lo stipendio, rimettere la scuola al centro dell'agenda politica. Lo spirito c'è, ben vengono incontri come quello odierno, però bisogna essere concreti e passare dalle parole ai fatti, eliminando ogni discriminazione tra personale di ruolo e personale non di ruolo, partendo anche dalle fasce stipendiali. Non è possibile che un insegnante precario possa stare 20 anni a lavorare e non percepire un aumento di stipendio a differenza dei propri colleghi di ruolo, o con la carta docente di 500 euro. Insomma, bisogna però sperare di vincere le elezioni con una larga maggioranza. Basta governi tecnici, governo di coalizione, poi fra 5 anni i cittadini e soprattutto il mondo della scuola potrà valutare se abbiamo lavorato oppure no. Ultima domanda, molti sostengono che non vi sono i finanziamenti, soprattutto in questo momento difficile per l'economia italiana e internazionale. Dove andreste a reperire i soldi per la scuola? Le risorse, se c'è la volontà politica, si trovano. Abbiamo bruciato letteralmente 1 miliardo di euro in mascherine che non servivano e che sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza. Abbiamo speso soldi pure per smaltirle. Abbiamo speso un po' di soldi per gli arredi scolastici con le rotelle. Spendiamo ogni anno 10 miliardi di euro in reddito di cittadinanza, che va salvaguardato ma dato soltanto a chi veramente non riesce a lavorare. Quindi bisogna fare delle scelte politiche, magari investire di meno in settori non strategici, ma mettere, ripeto, la scuola e i propri 8 milioni di studenti al centro. La Lega questo sicuramente lo farà. Grazie Rossano Sasso. Grazie a voi dalla tecnica della scuola.